Buonasera, eccoci qua. Allora, parleremo di Covid oggi nel nostro ultimo appuntamento stagionale di Camera Car, perché il Covid è ancora un problema. Tutte le estati c'è sempre un calo, quest'estate invece è stata una cosa decisamente diversa. Allora cercheremo di capire che cosa si sta facendo nel nostro territorio per cercare di continuare a contrastare questo maledetto coronavirus. Lo faremo andando in giro con la nostra macchina, accompagnati dalla direttrice generale dell'ASL Roma 4, la dottoressa Cristina Matranga, che ci farà vedere appunto i vari luoghi dove si sta ancora lavorando per cercare di combattere il coronavirus. Partiamo. Allora, ecco qua, stiamo incontrando la dottoressa Cristina Matranga. Buonasera, buongiorno. Allora, con cui andiamo a fare un giro per cercare di capire cosa state facendo ancora per il Covid, perché dicevo in premessa è ancora un problema. Sì, è ancora un problema, tanto che la prima destinazione che io propongo è la sede del nuovo drive-in che abbiamo recentemente spostato dalla precedente ubicazione, che era Fiumaretta, a questo che è in località Pantano. Allora, dove andiamo a vederlo subito. Bene. Allora, dottoressa Matranga, stiamo andando adesso a questo drive-in nuovo di Pantano. Perché la scelta di portarlo a Pantano, e soprattutto che cosa si fa in questo drive-in? Sempre solo tamponi? Sì, qui si fanno sempre solo tamponi circa 120 al giorno in questa fase, con questi orari. E abbiamo scelto di spostarlo dalla Fiumaretta fondamentalmente perché quest'area, che si trova di fronte alla Chiesa della Madonnina, è più servita in termini di allacci elettrici e idrici, quindi significa avere la disponibilità di bagni per gli operatori e anche la disponibilità di aria condizionata, perché in questo periodo chiaramente di gran caldo la parte al chiuso, dove si svolge l'attività più tipicamente amministrativa e di refertazione, c'è appunto la necessità di avere l'aria condizionata, insomma, per garantire agli operatori delle condizioni di lavoro, insomma, adeguate. In questa fase ci troviamo, abbiamo, diciamo, superato il picco che c'è stato verso la metà del mese di luglio, e oggi in questi giorni abbiamo una lieve discesa ed è attesa nei prossimi giorni una discesa più netta. Dicevo anche prima di venirla a prendere nell'introduzione, diciamo, di questo nostro Camera Car, che quest'estate è stata però un'estate diversa rispetto alle altre, cioè le altre estate era quasi scomparso il Covid d'estate, mentre invece quest'anno no. Che cosa è successo? Ma è successo fondamentalmente che si sono affermate delle varianti progressivamente nei mesi, che sono più contagiose delle varianti precedenti, e quindi, diciamo, pur trovando una popolazione con una base vaccinale importante che ha protetto la popolazione dagli effetti più gravi della malattia, comunque chiaramente le varianti si sono diffuse. Adesso, tra l'altro, è in arrivo una ennesima variante, sempre dall'India, che ha una diffusività ancora maggiore rispetto al passato, anche se questo dato, diciamo, è un dato non completamente attendibile, perché effettivamente in India la Omicron non c'è stata e quindi non è, diciamo, ancora possibile stabilire se questa diffusività è tipica di quella zona o è destinata a replicarsi anche da noi, insomma. Senta, tornando ai tamponi invece, avete riscontrato in casa il fatto che se ne fanno molti meno, anche, diciamo, autonomamente le persone le fanno molto meno, e pensa che questo possa essere perché questo Covid non spaventa più come spaventava all'inizio? Ma sicuramente il fatto che spaventa meno è vero, diciamo, e questo però ha anche una base oggettiva, no? Perché se vediamo gli effetti, la sintomatologia più grave è una sintomatologia molto più contenuta rispetto alla prima fase, e questo, ripeto, perché comunque il virus, diciamo, circola tra persone che hanno una copertura vaccinale molto elevata. E questo
questo, diciamo, contribuisce probabilmente a far sì che spaventi meno. È chiaro poi che diciamo, si è affermato molto il sistema fai da te, per cui si compra in farmacia e lo si fa a casa. E questo, diciamo, chiama in causa un po' anche il senso di responsabilità delle persone, perché effettivamente scoprire la positività e non segnalarla, o peggio, comportarsi come se diciamo, la malattia non ci fosse, espone naturalmente al rischio. Quindi noi il richiamo che facciamo, insomma, la sensibilizzazione che cerchiamo di portare avanti nel momento in cui si scopre, anche attraverso un tampone fatto in casa, cosiddetto fai da te, si scopre la positività, comunque di segnalarla al SISP e soprattutto di isolarsi. Questo è il giro che fanno le macchine, entrano da qui, poi il tampone viene eseguito sotto la tensostruttura e lì c'è il container dove ci sono gli operatori che presentano. Allora, ecco la dottoressa Orsino. Buonasera dottoressa, come buonasera. Sta? Buonasera. Allora, ci spiegava la dottoressa Batranga di come funziona questo drive-in. Dicevamo che insomma i numeri sono molto più bassi rispetto a quelli del passato, a quelli del primo periodo Covid. Spaventa meno quindi questo coronavirus? In questo momento spaventa meno, le persone sono meno, anche meno attente, diciamo, da un certo punto di vista, però comunque continuiamo ad avere 100-120 macchine al giorno che vengono in questa località per effettuare il tampone. Tutti i giorni, ma non è tutti un po' scomoda come location? Beh, questo è un drive-in, dal centro della città si raggiunge in 3-4 minuti, per cui alla fine al drive-in ci si va con la macchina, quindi tentiamo di andare incontro alle esigenze dei cittadini, aiutandoli negli orari, aiutandoli come possiamo. Poi in casi estremi in cui le persone non possono proprio recarsi qui, abbiamo delle squadre che si recano al domicilio per effettuare i tamponi. Siamo in una fase di stabilità, dopo un picco di aumento di casi, adesso ci siamo un po' fermati. La percentuale è sempre un terzo, cioè i positivi sono un terzo dei tamponi che facciamo. Se facciamo 100 tamponi, 30 sono positivi. Mentre 20 giorni fa arrivavamo al 50% di positività. Adesso vediamo, noi ci aspettiamo una fase di discesa, sperando che non arrivi la variante, la 2.75, che ci sta un po' mettendo preoccupazione, perché abbiamo visto che nelle altre nazioni, in Inghilterra specialmente, sta dando problemi, perché è più diffusibile, anche di più rispetto al BA5, quella che abbiamo adesso. Questa variante è una variante un po' particolare e addirittura si diffonde fino a 15 volte di più di questa. Quindi però i sintomi sono gli stessi, ma tutti dicono: ma è una semplice influenza, un semplice raffreddore. È vero, per i sani è un raffreddore, un'influenza. Il problema sono i soggetti fragili, gli anziani, i soggetti immunocompromessi, immunodepressi. Per loro non è una semplice influenza, e lo dicono i dati: noi abbiamo una mortalità che è più o meno quella, i ricoveri che sono più o meno quelli. Ora speriamo che nel periodo di agosto, almeno di respirare un pochettino, ci prepariamo per settembre-ottobre, poi ci sarà la dose di vaccino, adesso stanno facendo anche le quarte dosi, che aiutano sicuramente sempre questi pazienti fragili. L'andamento, diciamo, è sempre di attenzione, non dobbiamo abbassare la guardia, perché dobbiamo stare un pochettino attenti. Allora, dottoressa Matranga, adesso siamo andato in ospedale, all'ospedale San Paolo. Sì. Com'è la situazione, soprattutto appunto dal punto di vista Covid? Sì. Dunque, noi abbiamo ancora aperto un reparto di posti Covid, diciamo, e al momento credo che siano 20 posti letto, e abbiamo potuto aprire questi 20 posti letto sacrificando il reparto di medicina, e quindi abbiamo potenziato nello stesso, diciamo, lasso temporale la medicina di Bracciano. E quindi, diciamo, in questo momento abbiamo nell'ospedale San Paolo
riservata a pazienti Covid positivi. Poi dottoressa, però tutto questo discorso appunto del Covid non finisce con il fatto che bisogna tenere dei reparti appunto appositamente per questi malati Covid, non è che va ad inficiare, a disturbare magari delle migliorie di cui immagino l'ospedale avrebbe bisogno? Beh, sicuramente ci sono, diciamo, delle limitazioni importanti, sia in termini di attività, ovviamente, anche se stiamo avviando anche con il supporto della Regione un piano di recupero delle liste d'attesa che si sono venute a creare a causa del Covid, e poi gli interventi, diciamo, di ristrutturazione che noi abbiamo tuttora in corso. Insomma, ci sono finanziamenti importanti per l'ospedale San Paolo previsti e sarebbe ovviamente un gran peccato perderli. Fortunatamente, diciamo, in quest'ultimo periodo noi siamo riusciti a terminare i lavori su quella che era la ex scuola infermieri, che è una palazzina separata rispetto all'edificio ospedaliero, e questa palazzina la stiamo utilizzando in questo periodo come se fosse una sorta, diciamo, di polmone che ospita tutti quei reparti a rotazione che si devono spostare proprio per consentire l'esecuzione dei lavori. È il caso, per esempio, noi dovremmo cominciare a brevissimo, entro l'anno sicuramente, se riusciamo direi dal mese di ottobre, i lavori di ristrutturazione del reparto di ostetricia e ginecologia. E quindi abbiamo la necessità di liberare spazi all'interno dell'ospedale per poter eseguire questi interventi di ristrutturazione, e quindi abbiamo previsto una dislocazione di alcune attività, soprattutto delle attività ambulatoriali, proprio in questa palazzina che abbiamo aperto recentemente, dove si sta al momento trasferendo tutta la parte del quinto piano, quindi la dialisi fondamentalmente, proprio per consentire poi lo spostamento dei reparti che devono invece essere oggetto di interventi di ristrutturazione. Ma adesso che arriviamo all'ospedale San Paolo, ce la fa vedere questa palazzina? Molto volentieri, anche molto, molto bella, molto carina, insomma, è venuta molto bene. Questa è la palazzina e precedentemente era adibita a scuola infermieri. Recentemente abbiamo fatto dei lavori di ammodernamento, ridistribuzione degli spazi e parziale ristrutturazione, e adesso appunto è dedicata ad ambulatori. Allora, dottor Cagnone, direttore sanitario dell'ospedale San Paolo, siamo in questa nuova palazzina. Qui verrà la postazione, tutto, perché la gente entrerà, pagherà il ticket qui senza dover andare a quello centrale e poi si recherà direttamente a fare le visite negli ambulatori. Su questa parte, diciamo, dell'edificio è prevista una serie di stanze dedicate a visita che non hanno una destinazione fissa, diciamo, ma sono studi ambulatoriali proprio per quel discorso di rotazione che le facevo in macchina, no? Cioè per consentire lo spostamento qui, diciamo, dei reparti che devono essere oggetto di ristrutturazione. Quindi si sposterà nei prossimi giorni la dialisi per liberare quello che oggi è il quinto piano adibito ad attività ambulatoriale e consentire lo spostamento del nido e poi a seguire dell'ostetricia e ginecologia, che sono i primi reparti che andremo a ristrutturare. I lavori dovrebbero cominciare appunto tra settembre e ottobre. Poi abbiamo anche altri interventi, soprattutto anche legati al Covid, proprio del decreto legge 34, che prevede finanziamenti per il potenziamento della terapia intensiva e subintensiva. Sono previsti 6 posti letto di terapia intensiva e 6 di terapia subintensiva, la revisione dei percorsi del pronto soccorso sia a Civitavecchia che a Bracciano, e stiamo per indire una gara per il potenziamento in un container di 10 posti letto di medicina d'urgenza. Quindi diciamo, la pandemia ha portato anche un po' alla presa di coscienza di una debolezza sull'area critica, insomma, sulla terapia intensiva e subintensiva, e quindi stiamo procedendo, come anche le altre aziende della nostra regione, alla progettazione e esecuzione dei lavori di potenziamento di questi reparti. Allora, dottoressa Matraca, stiamo lasciando l'ospedale San Paolo per recarci invece al centro vaccinale di Piazza Verdi. Sì. Ecco, i vaccini sono spesso stati oggetto di polemiche, di prese di posizione, eccetera, eccetera. Si parla di questa famosa quarta dose.
è importante, quanto è importante, bisogna farla, non bisogna farla, chi deve farla, chi può rinunciarci? Allora, diciamo, la quarta dose è raccomandata in questa fase per i soggetti over 60 e per i soggetti fragili, diciamo. Il suggerimento, ovviamente, è quello che noi sentiamo di dare, è quello di farla la quarta dose, perché, ripeto, anche se il vaccino non protegge dal contagio, perché magari c'è l'ennesima variante, protegge comunque dagli effetti più gravi della malattia. Quindi noi abbiamo riaperto le agende proprio nelle scorse settimane per consentire la vaccinazione della quarta dose e abbiamo avuto, diciamo, anche una risposta abbastanza significativa, soprattutto nella prima fase. Adesso ovviamente si è andata esaurendo. E è probabile che tra ottobre e novembre ci sarà l'immissione in commercio del nuovo vaccino e quindi ci prepariamo anche ad affrontare una nuova fase della campagna vaccinale, che in questo momento è molto, diciamo, a rilento, ma che probabilmente nell'autunno riprenderà con numeri più importanti. Allora, siamo al centro vaccinale di Piazza Verdi, abbiamo con noi la responsabile, la dottoressa Clara Fusillo. Qui si fanno vaccini Covid, ma non solo. Non solo, assolutamente, tutte le vaccinazioni previste per tutte le età e come indicato dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale Regionale. Quindi abbiamo vaccini per tutti i soggetti, piccoli, adulti, soggetti a rischio per patologie, lavoro o qualunque altra situazione di rischio, anche per i viaggiatori, ad esempio, che si recano all'estero. Senta, per quello che riguarda i vaccini Covid, ci sono ancora persone che vengono a farle oppure i numeri ormai sono... Ci sono, i numeri sono ovviamente molto ridotti, però ci sono, continuano a giungere a chiederci la vaccinazione e pensiamo anche che più in là ci sarà anche un po' una ripresa di questo. La famosa quarta dose l'hanno già fatta in che percentuale? Non in tantissimi, no, non in tanti, sicuramente non in tanti, ma aspettiamo e vediamo. Anche il clima forse non ci sta aiutando, perché sono soggetti fragili, soggetti anziani, forse neanche hanno un po' di timore ad uscire in certi orari. Quindi comunque noi aspettiamo fiduciosi. Qui viene fatta l'accettazione amministrativa per quanto riguarda il Covid, oppure anche l'accettazione per più sanitaria, l'anamnesi per quanto riguarda i vaccini ordinari del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale. Eccoci, questo è il primo ambulatorio, è destinato, diciamo, alle vaccinazioni appunto ordinarie, bambini, piccoli, adulti, eccetera. Abbiamo la collega, la dottoressa Sansonetti, le infermiere dedicate al nostro servizio. E come stavo anticipando io, abbiamo questa app che sostanzialmente ha l'obiettivo di facilitare, di agevolare la prenotazione delle vaccinazioni. Questa è un'app che si scarica proprio sul telefonino. Sia sul telefonino che su web app, ambedue. Ok. Poi al suo interno scegli la data, l'orario che hai preferito, questo chiaramente sono orari di test, mettiamo le 11 e confermo l'appuntamento. Piccolo riepilogo e qua lo scarica con QR code di riepilogo. Lo stesso si può fare nello stesso modo, ma tramite patologia. E anche funziona anche come libretto vaccinale? Assolutamente sì. Se l'utente sceglie di registrarsi sull'app, questo tramite SPID, si collega al facilitatore elettronico e alla VR e comparirà tutta la sua certificazione vaccinale all'interno dell'app.